di vita, di vivere nella montagna, sganciandosi, staccandosi. Vedete, io penso che noi dobbiamo fare qualche sforzo intellettuale in più come comunità politica e anche come comunità istituzionale. Per esempio, ci piacerebbe scrivere collettivamente che un mito fondativo dell'Abruzzo ha a che fare con la montagna, come abbiamo detto, ha a che fare con l'acqua di un fiume, dottor Letta. Il fiume Aterno Pescara racconta tanta parte della storia identitaria di questa regione. C'è il suo amico e da me molto apprezzato Antonio Cinchetti, che ha fatto un giacimento, diciamo, di risollevamento personale in località Santi. A Santi assume forma il fiume Aterno Pescara, che viene concepito in corrispondenza dei monti della Lavia. Poi assume lunghezza, va a fondo in corrispondenza della Valle Subequana, diventa robusta in corrispondenza della provincia di Chieti e si conclude a mare. Qual è l'elemento che rende univoca questa regione, se non questa realtà fluviale, acquatica fluviale? E l'Europa non sta ridisegnando le regioni dell'Europa in relazione all'elemento di appartenenza acquatica, la regione del Danubio, la regione adriatica di cui è presidente il presidente Iorio? E noi non dovremmo ripensare il rapporto con questo fiume e non farlo essere, presidente Pesta, il malanno della nostra realtà territoriale o della nostra economia? Farne una questione fondativa, come se fosse un diritto fondamentale dell'Abruzzo, fare in modo che stia bene il fiume, così come deve stare bene la montagna. Devono essere luoghi, certo, di tempo libero, ma anche di economia di qualità. Tutto questo ci induce a pensare questo premio, questa iniziativa, il grazie che le diciamo. Di sicuro del mito fondativo abruzzese fa parte l'emigrazione, con i dolori dell'emigrazione. Franco Marini, so che è uno studioso di questo, anche il generale, comandante generale della Guardia di Finanza abruzzese, il generale Di Paola, che ha scritto, ha studiato il fenomeno dell'emigrazione. Pensate all'esperienza di Marcinelli, l'esperienza collettiva, l'emozione che ha provocato quell'esperienza collettiva, la transumanza, e ancora la Brigata Maiella, le esperienze demolitive dei terremoti, l'Aquila, Vezzano, l'esperienza della bonifica del Fucino. Ci piacerebbe che un'attività decisionale, come è scritto nel logo di questa scuola di regione, decisioni di qualità istituzionale, si nutrissero di questa riflessione, in maniera tale poi che non può essere un gioco la funzione. Perché a volte la funzione della rappresentanza è un gioco? Perché non c'è niente prima, non c'è niente, non c'è il dibattimento cordiale sulle questioni che servono. Dottor Letta, grazie davvero per quello che ha fatto, e se mi permette, questo mi viene da un pensiero religioso. La festa religiosa è una festa che serve a raccogliere le energie e a continuare un lavoro. Il grazie che noi le diciamo, l'onorificenza che oggi lei riceverà, deve servire per il passato, ma soprattutto per quello che deve fare nel futuro. Tante volte grazie e complimenti per quello che ci ha consentito. Passiamo al conferimento, alla consegna materiale di questo nostro oggetto, di una pergamena che attesta la sostanza del riconoscimento. Leggo le motivazioni. L'Assemblea della Comunità Montana della Montagna Pescarese conferisce il riconoscimento di benemerito della Montagna Pescarese al dottor Gianni Letta per la qualità dell'azione istituzionale svolta in occasione dell'Alto Ufficio di Sottosegretario alla Presidenza dei Ministri a favore delle regioni dell'Abruzzo Minore, che dai tempi dell'Unità d'Italia ha sempre sofferto di deficit di rappresentanza politica ed istituzionale.
In particolare il dottor Gianni Letta si è distinto per l'elevatissimo spirito istituzionale con il quale ha reso certo l'ascolto delle ragioni dei piccoli comuni, in corrispondenza di serissimi rischi di cancellazione delle forme di autonomia locali dei territori privi di consistenza demografica. Il dottor Gianni Letta, anche quando non era titolare di incarico istituzionale, non ha mai rinunciato allo spirito pubblico e soprattutto si è sempre reso interprete presso gli organi competenti delle ragioni dei mondi vitali della nostra regione e, per quello che ci risulta, del complesso delle regioni italiane. Quello che ci preme evidenziare è l'indiscutibile profilo di imparzialità e di costante capacità di ascolto di qualsiasi interlocutore assumesse l'iniziativa di sollevare un'emergenza tematica o problematica, sia sulla stampa, sia in qualsiasi occasione di dialogo frontale con il dottor Gianni Letta. Proprio perché la democrazia italiana ed europea si trova davanti alla questione riferita alla qualità della rappresentanza politica ed istituzionale, ci risulta oltremodo opportuno promuovere una riflessione pubblica sul tema, a partire dal riconoscimento storicamente meritato nei confronti del dottor Gianni Letta per il servizio pubblico reso a sostegno delle ragioni di piena funzionalità democratica delle comunità locali, da sempre articolazioni fondative del nostro sistema paese. Sulla base delle considerazioni sopra espresse, la comunità montana della montagna pescarese, sostenuta dal comitato di saggi composto da esponenti delle più significative istituzioni culturali e imprenditoriali della regione Abruzzo, intende conferire e conferisce l'alta onorificenza pubblica di benemerito della montagna al dottor Gianni Letta. Grazie al lupo che ha realizzato questo pensiero artistico, il presidente della Cinecittà.